Amiche amici di Euromusica, un saluto a tutti voi, Emanuele Lombardini e Beppe D'Ammacco dall'altra parte dello schermo e troviamo invece dall'altra parte ancora Kida. Kida, la salutiamo, eccola qua. Ciao Non ti sentiamo, Kida. Eccoci a tutti. Okay. qua, adesso ti sentiamo. Perfetto. Allora, Kida l'abbiamo scoperta, ha una voce per San Marino. Devo dire che abbiamo scoperto che trattavasi di cantante sammarinese per caso, perché se Beppe ben ricorda, quando abbiamo scorso i nomi, l'abbiamo scambiata per una omonima albanese. Esatto. E poi abbiamo invece scoperto che si trattava di Kida. Insomma, a Beppe, a te la prima domanda. Insomma, a noi diciamo che ci è piaciuta molto l'esibizione a San Marino Grazie. e quindi abbiamo deciso di dare spazio. Grazie Mille. Sì, diciamo, la prima domanda mi sorge spontanea. Com'è stata l'esperienza sul palco di Una voce per San Marino? Sembra forse esagerata, ma direi indescrivibile, perché come primo palco abbiamo scelto un palco comunque abbastanza importante. E c'era un'emozione, cioè, tremavo prima di salire. Poi per fortuna sono riuscita a calmarmi e l'ho vissuta proprio come puro divertimento, però è stato veramente bello vedere proprio il lato professionale che io non avevo mai visto, molto molto anche formativo. Tra l'altro, per una serie di circostanze ti sei trovata ad essere l'unica sammarinese su quel palco, Sì, perché, esatto. l'altro ragazzo, no, l'altro cantante non ha potuto esibirsi per motivi di salute, quindi ha una responsabilità in più. Esatto, è stato. No, però l'ho vissuto abbastanza bene, devo dire, dai. Anche se ho iniziato a realizzare quello che stava per accadere un'ora prima, nonostante fossimo lì già da 7-8 ore. Allora, ma Kida, andiamo alla scoperta di Kida. Kida, che cantante è? Quali sono i suoi gusti? Quali sono i suoi generi musicali? Ma da ascoltare, ascolto un po' di tutto: rap, pop, anche anni 80, Michael Jackson, una cosa un po' più, sempre un po' più magari dolci, anche vecchi Baglioni, però anche nuove, un po' più reggaeton, tutti i tipi. Invece io faccio io forse più pop, adoro anche il rap, però non, magari sto organizzando qualche feat. Però cioè, non rappo io personalmente perché non mi ritengo, cioè, mi ritengo molto più sul lato pop. E tra l'altro, lì sul palco di Una voce per San Marino abbiamo avuto modo di ascoltare in anteprima il tuo ultimo singolo e si intitola Stessa pelle, ce lo puoi raccontare? Allora, Stessa pelle parla, è nato prima come grido di rabbia, era solo rabbia ed parla di un distacco familiare perché l'altra parte ha preso strade sbagliate. Poi dopo, questa l'ho scritta tipo 2 anni fa di base, poi con tutta l'evoluzione è arrivato anche ad esserci quel tocco di speranza finale che il rapporto possa recuperarsi, perché tendo sempre, una volta finito il periodo di buio, a mettere quel tocco di speranza nelle canzoni, perché troppo buio poi non va bene, secondo me. Quali sono le tue prossime mosse a livello musicale? Nel senso, quali sono le... insomma, abbiamo ascoltato il tuo primo singolo, come ti stai muovendo? Beh, sicuramente sto scrivendo tanto, ci stiamo organizzando con il mio team, il produttore Pier Matteo Carattoni, che saluto tra l'altro, e di fare più canzoni possibili, ma soprattutto stiamo cercando di calcare più palchi possibili, quindi ci stiamo organizzando per andare a calcare, innanzitutto per fare esperienza, perché dai più piccoli ai più grandi è tutta esperienza da portarsi dietro, e poi anche per magari farsi notare, farsi conoscere un po' di più, e appena sarà possibile un eventuale disco, però con calma. Ma l'idea di arrivare lì su quel palco, quello di Una voce per San Marino, e poi ti avrebbe anche portata eventualmente sul palco di Liverpool, perché sappiamo l'Eurovision Song Contest quest'anno si svolgerà a Liverpool e tra l'altro per San Marino si esibiranno i Jazz, e sono artisti tra l'altro italiani e possiamo dire in parte anche delle mie parti, visto che uno dei ragazzi è pugliese, anzi credo sia proprio di Bari, ma al di là di... Di Andria, Di Andria, capito? ecco. Insomma, il punto è emozione ti ha fatto sapere che quel palco ti avrebbe potuto portare così in alto, così in un evento così importante, così seguito in tutto il mondo, perché l'Eurovision non è soltanto europeo, ma è seguito praticamente in tutto il mondo.
Allora, cioè, sapevo quello che andavo incontro, però inizialmente l'ho vissuta molto più, forse inconsapevolmente, perché ho iniziato proprio, ho fatto i casting, ho detto ok, esperienza, un palchetto facile, no? Poi alle semifinali già stavo iniziando a capire, però l'ho vissuta sempre così. Quello che veramente mi ha fatto emozione, quasi tremare, è stato quello della finale, perché lì ho capito che eravamo in Eurovisione, che c'era un palco grande davanti a tante persone. L'effetto è stato un mix tra chiaramente ansia, perché quella c'è sempre, ma anche forse estrema felicità, perché non mi sarei mai aspettata che nella mia vita sarei arrivata a calcare quel palco. Comunque dai, una giovane età, non me l'aspettavo, è bello, molto, molto, molto bello come Senti, emozione. su quel palco c'erano tanti ragazzi, artisti, diciamo così, emergenti, di varia popolarità, alcuni non popolarissimi, ma c'erano anche alcuni nomi importanti, c'erano gli FS65 che insomma hanno scritto la storia della musica dance italiana. Hai avuto modo di scambiare con loro qualche parola, qualche impressione? Allora, ti dirò, dietro le quinte poco, perché magari ho parlato più con altri artisti emergenti per capire un attimo le emozioni così. Magari non mi sono neanche azzardata ad essere così presuntuosa ad andare a parlare con persone di un certo calibro. E poi eravamo tutti molto col focus dove dovevamo andare, quindi c'è stato chiaramente un confronto molto interessante tra di noi. Però non ho parlato con certe persone, diciamo. E invece dal punto di vista musicale, tu sei di San Marino, quindi eri l'unico artista lì in finale a rappresentare il Titano effettivamente in gara, ma pensi è oltre a chi c'è stato in passato, quindi Imodio, Valentina Monetta e diciamo hanno portato in alto il nome di San Marino all'interno della competizione, pensi è qualche artista sammarinese, e no, Arianna, e tu stessa, possa un giorno arrivare a portare di nuovo in alto il nome del Titano in giro per l'Europa e per il mondo? Ti dirò, secondo me sì, non sto parlando chiaramente di me, però in generale, comunque siamo un paesino piccolo, però mi sembra impossibile non ci siano delle persone che possono diventare poi qualcuno e che possono appunto portare in alto il nome di San Marino. Più che altro lo spero che si facciano avanti molte più persone, anche semplicemente con una voce per San Marino. Spero che, essendo comunque un'opportunità abbastanza accessibile, che molte più persone si facciano avanti i prossimi anni, perché magari troviamo qualcuno che merita davvero. Ecco, ma com'è la scena musicale sammarinese? Nel senso che noi conosciamo alcuni artisti, non ne conosciamo tutti. Che tipo di scena musicale c'è a San Marino? Ma molto ampia, anche qui comunque ognuno fa il suo. Non conosco tante 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 persone che vogliono fare gli artisti proprio a livello magari in cui io sogno di arrivare o queste cose qua. Però di base c'è ad esempio Hirol che fa il rap, io faccio pop, poi tanti altri, cioè, so, le bande magari fanno un po' più rock. C'è un po' di tutto, non c'è uno stile preciso tra gli artisti, ecco, o come ovunque. Iron lo conosciamo bene, fra l'altro, è un nostro amico. No, volevo invece, insomma, adesso chiederti, quindi tu ci hai parlato di quelli che sono un po' i tuoi progetti, al di fuori dalla musica, che cosa fai invece di? Io faccio molte cose. Allora, innanzitutto, vabbè, studio perché faccio la quarta scientifico, quindi quello occupa gran parte del mio tempo. Poi faccio karate, come dicevo prima, Beppe, mi avete beccato nel momento in cui sono andata a fare. Stavo infatti vedendo la tuta, sì. Quindi sono in trasferta e mi avete proprio beccato in un momento un po' così, infatti non so quanto possa prendere tutte queste cose qua, però quindi karate da 10 anni. E poi, ma la musica però è sempre quella, alla fine io scrivo, io provo a suonare, strimpello un po' qualche strumento, sempre il mio primo obiettivo, cioè poi appunto studio karate, ogni tanto lavoro, faccio quello che posso per stimolare qualcosa per poi arrivare appunto sempre a fare musica, quindi è quello il mio obiettivo principale.
Hai detto strumento, ma quale in particolare? Ovviamente non è un Strumento. musicista, è il quasi musicista e c'è in me. Chitarra e piano, però Ecco. sempre da autodidatta, quindi non faccio tutti questi giri particolari, sti riff, non sono così a quei livelli. Appena magari finirò la scuola, riuscirò ad avere un pelo più di tempo, sicuramente mi metterò a studiarli per bene, perché secondo me è molto importante saper suonare almeno uno strumento, soprattutto se sei un cantautore e non solo un cantante. Quando avremo le nuove produzioni? Ah, secondo me è presto, nel senso cerchiamo sempre di. Fino ad adesso comunque abbiamo pubblicato poco, diciamo, relativamente poco, 2 volte all'anno, perché comunque giovane, ero giovane e quindi dopo i soldi andavano trovati, no? Adesso che ho iniziato a lavorare, abbiamo trovato qualche accordo, secondo me è presto, molto presto, anche in estate, ma anche un po' prima forse. Va bene, grazie a Kida e un saluto a tutti voi che siete all'ascolto.